Siamo all'inizio del 1980 e Marcello Dell'Utri viene intercettato a telefono con Vittorio Mangano. E durante quella telefonata, Mangano propone un suo nuovo affare a Dell'Utri e gli dice di chiedere i soldi al suo amico Silvio. Ma Dell'Utri risponde testualmente: quello lì non suda, cioè non paga. Infatti in quel periodo Dell'Utri non è più braccio a braccio con Berlusconi, perché sta facendo affari con un altro personaggio, Filippo Rapisarda. E legato a questa vicenda, il pentito Angelo Sino dichiara che da quando Dell'Utri se n'è andato da Arcore, Berlusconi viene pressato sempre di più dal clan Pullarà con richieste economiche sempre più alte e aggressive. È proprio per questo che Berlusconi a un certo punto richiama Dell'Utri e lo promuove a numero 3 del gruppo Fininvest. Oltre a questo fonda Pubblitari 80 e mette Dell'Utri come presidente e amministratore delegato. E durante questi cambi societari arriva una soffiata a Silvio Berlusconi e lo avverte che arriverà una visita della Guardia di Finanza, questa volta in casa Fininvest. Berlusconi in quel momento entra in uno stato di forte agitazione, al che scrive una lettera a Bettino Craxi per provare a intervenire e fermare la minaccia. La lettera recita testualmente: caro Bettino, come ti ho accennato verbalmente, Radio Fante ha annunciato che dopo la visita a Torino la polizia tributaria si interesserà a me. Ti ringrazio per quello che crederai sia giusto fare. Con il 1983 invece arriva la prima inchiesta giudiziaria. Quel rapporto investigativo evidenzia che Silvio Berlusconi potrebbe finanziare un importante traffico di sostanze stupefacenti che vanno dalla Sicilia per tutta l'Italia, soprattutto in Lombardia e Lazio, e arrivano fino in Francia. Oltre a questo, Berlusconi sarebbe al centro di grosse speculazioni edilizie e opererebbe nella Costa Smeralda attraverso delle società estere. Infatti è accertato che Berlusconi inizia a fare affari col faccendiere Flavio Carboni, un personaggio legato a Pippo Calò e alla banda della Magliana. Carboni è il personaggio che poi cede a Berlusconi quei terreni su cui sorgerà la sua villa famosa in Sardegna, Villa Certosa. Ma oltre a tutto questo entra in società con Carboni nella mega speculazione Olbia 2, dietro un finanziamento enorme del boss Pippo Calò e di alcuni esponenti della banda della Magliana. Verso la fine dell'anno, legato sempre a questa inchiesta, la polizia fa una retata e irrompe a casa di Ilario Legnaro, un socio del boss catanese Gaetano Corallo. Quell'amico del boss, durante la retata, viene sorpreso in compagnia di Marcello Dell'Utri. Quest'inchiesta sul traffico di droga e riciclaggio è stata aperta il 30 maggio 1983, ma verrà poi archiviata nel 1991. In tutti questi movimenti, in tutti questi investimenti, costruzioni edilizie, Berlusconi sta portando avanti anche un'altra idea, cioè quella del settore televisivo. Infatti già aveva convertito Canale 5, trasformata da una costola di Telemilano 58, poi nell'82 aveva comprato dall'editore Rusconi Italia 1 e nell'84 anche acquistato Rete 4, in questo caso dal gruppo Mondadori, chiudendo quello che è un suo tridente televisivo che poi farà la storia della televisione italiana. È con questo tridente che inizia il primo atto della concorrenza al monopolio Rai. Infatti in quel momento storico la legge vieta di trasmettere i programmi in diretta e in simultanea su tutto il paese, perché questo è ancora un privilegio che detiene solo la Rai. Ma Berlusconi non ci sta e fa una mossa inaspettata. Compra l'Elettronica Industriale, che è una società di antenne di proprietà di Adriano Galliani, così da permettergli poi di trasmettere in contemporanea dei programmi preregistrati. Lui lo fa su tutte le emittenti regionali, ma col marchio delle tre reti televisive. E con questo escamotage crea una sorta di finto effetto diretta su tutto il paese. Ma essendo considerato illegale, il 16 ottobre i tribunali di Roma, Torino e Pescara sequestrano tutti gli impianti di trasmissioni e dichiarano tutte le trasmissioni di Berlusconi illegali. Ora, la richiesta dei tribunali per cercare di rientrare in un contesto di legalità non è quella di non trasmettere, ma di mandare quei programmi almeno in orari un po' sfasati, anche di pochi minuti, facendo una piccola differenza da regione a regione. Berlusconi invece decide di fare un'altra mossa. Si auto-oscura tutte le reti e finge che i giudici gliele abbiano spente. E da quel momento una buona fetta della popolazione italiana insorge, inizia a protestare. Oltre a questo ci si aggiunge Maurizio Costanzo, che porta avanti la campagna Vietato Vietare, ma di questi personaggi quello più importante è Bettino Craxi, perché interrompe in anticipo quella che era una sua visita di Stato a Londra per incontrare Margaret Thatcher. Al che rientra in anticipo, arriva in Italia e vara in modo urgente un decreto, detto Decreto Berlusconi. Ma questo decreto non viene convertito in legge, perché anche la Democrazia Cristiana lo ritiene incostituzionale. Ma 7 giorni dopo Craxi ci riprova e vara un Berlusconi bis e minaccia tutti i partiti alleati di elezioni anticipate in caso di una nuova bocciatura. E così, il 4 febbraio 1985, quel decreto diventa legge
e rende legale l'emittenza privata di Berlusconi. Ma quel secondo decreto non basta, perché aveva una validità di solo 6 mesi. Così, verso la metà dell'85, si vara poi il Berlusconi Ter e si sistema tutto, facendo poi spazio anni dopo alla legge Mamì che sistemerà le cose. Dopo queste leggi repentine e disponibilità immediate, Bettino Craxi inizierà a ricevere su dei suoi conti svizzeri un'enorme quantità di soldi versati dalla Fininvest. Si arriverà fino a un totale di 23 miliardi di lire nel 1991. Stiamo parlando di quasi 30 milioni di euro dei giorni nostri. Tutti questi soldi arrivano da una cassaforte occulta, la società estera Oliberian, cassaforte di Silvio Berlusconi. Ma Berlusconi non intende fermarsi, non si ferma con l'edilizia, non si ferma con le televisioni e nel 1986 entra anche nel mondo del calcio e compra il Milan. Da lì in poi inizia una campagna acquisti storica e una serie di successi internazionali, ma anche qui i grandi campioni verranno acquistati in parte con contratto regolare, in parte in nero con dei conti esteri che appartengono a società costituite in paradisi fiscali. Una su tutti, la società panamense New Amsterdam. Ma verso la fine di quell'anno, il 28 novembre, accade qualcosa di piuttosto grave. Infatti esplode una seconda bomba contro la cancellata del palazzo di Via Roani. Questo perché la prima era già stata piazzata nel 75. Dopo quell'esplosione Berlusconi chiama di fretta Dell'Utri, che è intercettato per un'inchiesta di mafia. Pronto? Pronto? Allora, Vittorio Mangano, chi ha messo la bomba? Non mi dire. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Comunque credo anch'io che non ci sono altre precedenti, sarebbero fatte finire, insomma, no? Poi perché la dinamica è di una semplicità proprio... Sì, sì. Alla Mangano. Come uno normale non è mandato una raccomandata, caro dottore. E lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. Vista quella precedente bomba del 75, tutti sono convinti che la mano sia di Vittorio Mangano. Invece il pentito Antonino Gagliano dichiara che l'attentato è opera dei catanesi e sono in accordo con Totò Riina. Infatti Nitto Santapaola e successivamente anche Riina vogliono legarsi a Bettino Craxi, che in quel momento è anche primo ministro, e lo vogliono fare tramite Dell'Utri e Berlusconi in vista di quelle che poi saranno le elezioni politiche del 1987. Ma la vera motivazione di Cosa Nostra è quella di far vincere il PSI, il Partito Socialista Italiano, e quindi far fuori la Democrazia Cristiana e Andreotti, che non hanno bloccato il maxi processo di Falcone e Borsellino. E oltre a questo tipo di intimidazioni per ottenere contatti con altri politici di spicco, ricominciano le intimidazioni per estorcere denaro a Silvio Berlusconi. La data è il 17 febbraio 1988. C'è una telefonata intercettata tra Berlusconi e un suo amico immobiliarista Renato Della Valle. Questa telefonata svela un retroscena oscuro. Berlusconi dice all'amico che sta per mandare all'estero tutti i figli perché ha ricevuto delle estorsioni gravissime. Dice che è una cosa che è già capitata 10 anni prima, ma che sono tornati da capo. E allora confida all'amico che se entro una settimana non fa una certa cosa per loro, senza specificare cosa, allora quelli gli consegnano la testa del figlio, Pier Silvio, ed espongono poi il suo corpo in Piazza del Duomo. Berlusconi conclude quella chiamata dicendo che se fosse sicuro di togliersi il problema delle minacce, allora pagherebbe tutto e subito. Ora, riguardo questa vicenda, fortunatamente a Pier Silvio non è successo niente. Ma Berlusconi comunque non ha denunciato l'evento e davanti ai giudici di Palermo si è avvalso della facoltà di non rispondere. E così, mentre i figli stanno in America, Berlusconi continua una sua scalata entrando in un altro settore. Infatti acquista la Standa e rileva tutte le azioni di Leonardo Mondadori, così diventando il terzo socio del gruppo Mondadori dopo De Benedetti e la famiglia Formenton. Carlo De Benedetti già ha capito la mossa di Berlusconi, allora gioca d'anticipo, va dalla famiglia Formenton e li convince a firmare un precontratto impegnandoli a cedere il controllo dell'azienda entro il 30 gennaio 1991. Ma Berlusconi a questo gioco non ci sta e verso la fine dell'anno va dai Formenton e li convince a ritirare l'accordo con De Benedetti e ad accettare il suo. E così a inizio anni 90 Berlusconi entra dentro la presidenza del gruppo Mondadori. Ma De Benedetti sa bene che quel precontratto rende illegale la mossa di Berlusconi e della famiglia Formenton. Così quella controversia viene affidata ad un collegio arbitrale. È un collegio formato da un arbitro scelto dal presidente della Cassazione e da altri due arbitri che difendono le due parti. Quel collegio dà ragione a De Benedetti e quindi le azioni Mondadori devono tornare a lui.
A quel punto Berlusconi lascia la presidenza, ma con i Formenton va davanti alla Corte d'Appello di Roma. E il 24 gennaio la Corte ribalta il lodo Mondadori e dichiara nullo l'accordo di De Benedetti. Il giudice di quella sentenza è Vittorio Metta e dopo 15 anni verrà condannato per aver venduto quel verdetto per 400 milioni di lire proveniente da conti esteri della Fininvest. Da quel momento in poi inizia una rivolta da parte dei direttori, dei giornalisti di tutto il gruppo Mondadori e così Giulio Andreotti, allarmato da quell'evento, mette in mezzo un mediatore di fiducia, Giuseppe Ciarrapico. Alla fine la vicenda si conclude con un accordo di spartizione. La Repubblica e l'Espresso tornano a De Benedetti, mentre Panorama e i libri restano a Fininvest, che riceve da De Benedetti anche 365 miliardi di lire come conguaglio.